Eccoci, siamo qua al trofeo Beretta, la finale. Abbiamo sparato 50 piattelli a San Fruttuoso. Facciamo il punto della situazione. In prima posizione ci sono io, 49 su 50. In seconda posizione abbiamo l'atleta Brachi con 21. 25, dopo tanto ho capito che maiali devo mangiare, non gli devo Oh, tirare le mele. bravo, bravo, bravo. Hai capito Ho capito perfettamente. bene. L'allenamento con la girata del signor Testi forse è valso, capito? È così. Se, terza posizione, l'atleta Martinelli, andiamo là. Sto guardando 22-23, 45. 22-23, 45. Com'è andata? Bene, Oddio, bene, bene, con sai, terra. dopo un piccolo viaggio, una levataccia, insomma, siamo alzati alle 4 stamani, dai. Sì, ci sta, ci sta. Vabbè, va, ci sta. Ah, e tu la levataccia, io che ho fatto allora? Per chi non lo sapesse, ieri avevo un addio al celibato. Abbiamo fatto le 2:30 di sera. Stamattina alle 7:30 mi sono alzato e sono venuto qua a sparare. 49, inspiegabile. Contro ogni concezione dello sport, questa Sì, cosa. penso proprio di sì. Bravo Diego, bravo. Allora, ritorniamo a noi. Quarta posizione abbiamo l'atleta Milighetti Fabio con il punteggio di 23-22. 23-22, ci stiamo difendendo, ci stiamo Sì, a difendendo. denti stretti bisogna difendersi. Sì, coltello tra i denti. Bravo. Ultima posizione, atleta Barbagli, CD, Falsa partenza. raccontiamo al pubblico la falsa partenza che ha fatto questa mattina. Sono partito bene perché ho fatto 3-0 nei primi tre quattro. Quindi, mediamente è una serie da finire in 14-15 su 25. Invece ho finito con 20, sicché. Quella la partenza non è falsa, quella la partenza era per andare via proprio Sì, direttamente. esatto. Andare a casa. Se il buongiorno siete dal mattino, 3-0 nei primi tre piattelli. Sì, ci sta, ci sta. Ci E sta. comunque ha chiuso con 42. 42. Va bene. Ora siamo a Lonato, dobbiamo tirare gli altri 75 piattelli. Ci vediamo dopo.